Bene, allora, buonasera a tutti. Siamo qui per presentare una campagna di sensibilizzazione realizzata dal Comitato di EUS Arcigay Cosenza a proposito della giornata mondiale contro l'AIDS che è stata ieri. Ci sono già le locandine, la Vine sta cercando di far partire un video. La mia è una nota introduttiva. Innanzitutto presento i relatori qui al fianco. C'è Ivano Rico, che è segretario di EUS Cosenza, e c'è Maria Cristina Caruso, che è la fotografa che ha realizzato la campagna. Io? No. Se mi sentono posso anche evitare di usare il microfono. Perché una campagna contro l'AIDS? Innanzitutto c'è da sfatare un pregiudizio, che è quello che l'AIDS è un fattore che interessa soltanto la comunità gay o lesbica o transessuale. È un retaggio ormai degli anni Ottanta che andrebbe sfatato. In realtà è una cosa che interessa gli eterosessuali. Una campagna perché abbiamo riscontrato anche l'anno scorso in una distribuzione di preservativi per le strade senza nessun tipo di presentazione come arcigay, che c'è una disinformazione dilagante, ovvero la gente lo rifiuta perché non, dice di non usarlo, dice di non, che non serve, alcuni addirittura dicono che l'AIDS si prende con il bacio. Quindi c'è una commissione di disinformazione che parte addirittura dalle scuole. Le scuole non c'è una campagna o comunque un programma di educazione sessuale per i ragazzi. E poi anche quest'altra cosa, il motto della campagna è la giusta distanza e la prevenzione, proprio per dare un senso che vada a mettere insieme sia la discriminazione della comunità LGBT, ma anche quello di informare appunto a proposito dei mezzi di prevenzione. Nelle foto ci sono, poi magari Maria Cristina spiegherà meglio, però sono stati ritratti più metodi di prevenzione, non soltanto il classico preservativo. Moltissimi non sanno che esistono dei preservativi femminili, oppure dei dental dam. Ad esempio l'ultima foto in basso a destra ritrae un dental dam che viene utilizzato soprattutto nei rapporti lesbico. Io passo la parola ad Ivan, che sicuramente avrà anche a livello di dati, di contagio e altro, sarà più organico di me. Come dicevo, è il segretario del Comitato di EUS Cosenza. Sì, allora buonasera a tutti. Niente, cercherò di focalizzarmi soprattutto sulla prevenzione nel mio intervento e quindi di spiegare la campagna, quello che abbiamo fatto a livello grafico in termini appunto di prevenzione. Partendo, secondo me, come ABC, proprio dal ricordare quali sono le modalità di contagio del virus. Poi farò anche delle mie considerazioni sull'argomento. Allora, innanzitutto ricordiamo come, come dire, i liquidi infetti, quindi che bisogna in qualche modo evitare, rimangono ancora lo sperma, il sangue, i liquidi vaginali e il liquido prespermatico. Questi liquidi devono essere appunto evitati, dobbiamo evitare di venire in contatto con sia con ferite aperte sia con le mucose. Quello che noi abbiamo fatto fatica poi anche a spiegare, perché ieri sera alle serate abbiamo distribuito dei volantini in cui cercavamo di dare un minimo di informazione, e abbiamo cercato anche di spiegare che cosa sono le mucose, perché molto spesso ci troviamo proprio in difficoltà a spiegare termini molto tecnici, no? E renderli comunque fruibili. Quindi stiamo parlando di quelle cavità corporee, come per esempio la bocca, la parte interna di queste cavità è appunto una parte molto fragile, perché è molto più facilmente, come dire, si possono creare microfratture molto più facilmente rispetto per esempio alla pelle, per cui è proprio, bisogna evitare quindi che questi liquidi infetti vengano a contatto con le mucose. E noi abbiamo a disposizione una serie di strumenti, fatto questo incipit,
possiamo passarli in rassegna. Il classico profilattico che conosciamo tutti e su cui le campagne sono sempre molto soffermate, il profilattico è appunto questa guaina protettiva che impedisce il contatto tra mucose e liquidi infetti, e quindi può essere utilizzato sia nei rapporti eterosessuali sia nei rapporti omosessuali, quindi nella penetrazione anale e vaginale, ricordandoci ovviamente di utilizzare sempre anche il lubrificante, che è un aspetto probabilmente meno messo in mostra, di cui si parla meno, ma il lubrificante è anche importante perché riduce ulteriormente il rischio. Lubrificanti acquosi, perché il lattice cozza con i lubrificanti oleosi. Quindi il preservativo, dicevo, e poi soprattutto se è vero quello che fin qui abbiamo detto, cioè che bisogna sempre evitare il contatto tra mucose e liquidi infetti, andrebbe anche evitato, cosa di cui si parla anche poco, anche il rapporto orale tendenzialmente senza profilattico. O comunque bisogna evitare quelle pratiche fortemente a rischio, come l'ingurgitare, l'ingoiare liquidi infetti, come per esempio lo sperma, perché appunto sono pratiche ad alto rischio. Per quanto riguarda invece l'aspetto femminile, si parlava prima di dental dam, che è molto poco conosciuto anche questo. Il dental dam serve proprio per questa striscia di lattice. La storia del dental dam è particolare, infatti il nome stesso ci rimanda all'origine di questo strumento di protezione, perché in realtà è quella striscia di lattice che usano i dentisti per isolare un singolo dente quando devono operare, per esempio, una devitalizzazione, no? E questo strumento, molto usato in America, serve appunto per impedire il contatto tra mucose orali e vagine, quindi liquidi infetti. Poi abbiamo un nuovo ritrovato, per esempio molto poco conosciuto esso stesso, è anche il profilattico femminile, accennava prima Maria Rosaria, è stato introdotto nel 2005 e ha la possibilità, come dire, di rendere molto più autonome anche le donne nel prevenire il contagio, nel curarsi, non devono dipendere dal fatto che l'uomo debba per forza portare il profilattico e così via. Per quanto riguarda poi le donne, quindi nei rapporti penetrativi omosessuali femminili, possiamo per esempio utilizzare, nel caso in cui ci siano delle abrasioni, possiamo utilizzare per esempio dei guanti lattici, cioè molto facilmente reperibili, ma che rispondono sempre a quel principio a cui accennavo prima, cioè in qualche modo isolare le abrasioni, le ferite, ed evitare il contatto con le mucose. Quello è sempre il principio di base. Io ci tengo a dare questo ABC della prevenzione, invece di ricordare semplicemente che bisogna utilizzare il profilattico, cose insomma abbastanza note, proprio perché secondo me in realtà la prevenzione deve partire dalla conoscenza, nel senso che ognuno di noi deve avere quel minimo di conoscenze, quei mattoncini di base su cui poi costruire, no, il proprio modo personale di fare, di tutelare la propria salute. E il concetto di prevenzione purtroppo molto spesso è sbilanciato sotto il profilo appunto dei rimedi a cui accennavo poc'anzi, e molto poco invece si sa di come poi questi rimedi possano essere, resi concreti nella vita quotidiana, perché molto spesso il problema è questo: concretizzare quello che noi sappiamo nella vita quotidiana. La prevenzione da questo punto di vista è anche quindi qualcosa che ha a che fare con il saper essere, come dire, personale, cioè ognuno di noi deve imparare a conoscere se stesso e deve imparare anche a mediare con l'altro, quindi a portare avanti delle strategie di, di mediazione con il proprio partner sentimentale o sessuale, perché anche questo è parte integrante della prevenzione. Che cosa voglio dire quando faccio questo lungo preambolo? Voglio dire, per esempio, che nel momento in cui, per esempio, in una coppia, dopo una lunga frequentazione, diciamo nella fase iniziale, per esempio, si possono utilizzare i profilattici, tutto insomma l'armamentario che abbiamo visto. Dopodiché arriva un punto in cui magari si raggiunge un'intimità tale per cui è possibile cominciare anche a negoziare questi strumenti. Penso per esempio a una coppia etero. In una coppia etero arriva un punto in cui, per esempio, se si vuole un figlio è difficile continuare a utilizzare il profilattico, no?
Allora, a quel punto che cosa si può fare? Si può cercare una negoziazione con il partner e quindi dire, per esempio, parlare esplicitamente, dire utilizziamo le protezioni nel caso in cui qualcuno di noi possa avere, perché può capitare un rapporto extraconiugale, un rapporto comunque al di fuori della coppia. Cioè si deve raggiungere un livello di comunicazione tale per cui è possibile anche affidarsi in maniera comunque responsabile, ma anche in relazione a se stessi. Per esempio, quando noi, se noi siamo consapevoli per esempio di essere poco assertivi in un rapporto con un partner, no? Quindi magari ci troviamo di fronte a un partner che non vuole usare il profilattico. Allora, se noi conosciamo noi stessi, sappiamo come siamo fatti, è inutile che ci mettiamo, come dire, in pericolo andando comunque a, come dire, a incontrare il partner, ma è molto più saggio, per esempio, che studiamo un modo per avere una sessualità che sia più consona al nostro modo di essere. Quindi, per esempio, evitiamo di fare sesso con persone che non conosciamo, con cui non c'è un'intimità, con cui non riusciamo a comunicare senza comunque poi non riuscire a tenere testa magari all'altro. Cioè, in questo senso dico che bisogna conoscersi e bisogna anche imparare a avere una buona mediazione con i propri partner. Quindi la prevenzione è qualcosa che riguarda la nostra esistenza a 360 gradi, non è solo la questione del profilattico, quello è l'ABC. Poi certo, come dire, questo non significa che dobbiamo metterci addosso uno scafandro e dobbiamo isolarci, perché c'è sempre questo pericolo, questa spada di Damocle sulla testa, e quindi non possiamo vivere serenamente. Significa semplicemente riuscire a trovare una strategia di fronteggiamento del rischio che sia matura, responsabile e che sia a 360 gradi. Vorrei ribadire questa cosa. Ecco, secondo me il discorso, anche alla luce dell'esperienza che stiamo accumulando come associazione, noi ci troviamo spesso anche a distribuire profilattici alle serate, e dalle risposte che riceviamo e cominciamo anche a farci un po' un'idea di quale potrebbe essere il problema. Il fatto che non si usi il profilattico, secondo me, è raramente legato al, come dire, al non conoscere questa strategia, perché voglio dire, penso che per quanto la comunicazione pubblica in Italia sia sempre stata carente da questo punto di vista, perché purtroppo in questo paese ancora oggi utilizzare una parola banale come preservativo è qualcosa di scandaloso, perché sappiamo tutti che lo spot che ha fatto il governo quest'anno non conteneva la parola preservativo, a seguito delle proteste della Lila, la Lega Italiana Lotta all'AIDS, si è riuscito a far inserire la parola profilattico nella campagna. Quindi siamo purtroppo ancora a questi livelli ed è normale che poi la disinformazione regni sovrana. Però nonostante questo, io penso che la maggior parte delle persone conoscono sicuramente il profilattico come mezzo di protezione. Il problema è che molto spesso c'è tutto un insieme di configurazioni mentali, psicologiche, tali per cui si pensa che la patologia non esista più, per esempio. Cioè, il fatto di non sentirne parlare, questo è sicuramente una responsabilità della politica, della comunicazione pubblica, il fatto che non se ne parli, per esempio, alimenta l'idea a livello psicologico che questa patologia sia poco diffusa, quasi quasi non esista, sia in via di estinzione come vecchie patologie di un tempo, e invece così non è. Per cui sicuramente il silenzio alimenta questo tipo di atteggiamenti psicologici. Poi c'è da sottolineare pure come, molto spesso ci sono anche delle rappresentazioni mentali strane, per cui per esempio la gente immagina, no, ha una rappresentazione mentale di come possa essere per esempio un sieropositivo. Allora uno se l'immagina come tutto malaticcio, emaciato, con gli occhi neri, no? Insomma, il classico, l'iconografia del malato, per cui è convinta che fare sesso con una persona che invece scoppia di salute voglia significare essere al sicuro senza usare assolutamente nessuna protezione. Questo è profondamente sbagliato, perché ancora una volta è legata alla disinformazione, cioè manca una informazione che sia capillare, chiara, diretta, perché se si sapesse per esempio che l'HIV è assolutamente asintomatico, cioè la fase in cui si contrae il virus è assolutamente asintomatica. Il problema sorge quando l'HIV, cioè il contrarre il virus, avere il virus in corpo, si tramuta poi in AIDS, cioè in una serie di sintomi
che nascono dalla debilitazione del sistema immunitario. Quindi questo è il problema, la gente non sa, e quindi le rappresentazioni sociali che ci facciamo anche dei malati ovviamente sono errate, e questo alimenta ancora una volta i pregiudizi, perché purtroppo io mi scontro, ripeto, con delle risposte molto spesso insomma, imbarazzanti perché per esempio c'è gente che mi dice: va bene, tanto l'AIDS si prende anche con la saliva, per cui non ha senso che io mi protegga. Quindi, come dire, queste risposte denotano proprio come, uno, alimentano dei pregiudizi verso le persone sieropositive, due, soprattutto, che cosa comportano? Comportano una sorta di, come posso dire, probabilmente disfattismo, nel senso che se io parto dall'idea che in ogni caso mi ammalerò perché tanto lo prendo con la saliva, lo prendo col minimo contatto possibile, non ha senso, è quasi un'autoassoluzione, no? Non ha senso che io mi protegga, che io usi il profilattico, perché tanto comunque lo prendo anche con la saliva. Quindi purtroppo la disinformazione genera questo tipo di anche di comportamenti errati, ed è su questa disinformazione che bisogna agire. Ecco, prima di concludere, una parola vorrei dire anche sul test, prima di giungere a conclusione. Anche l'importanza del test va sottolineata, perché il test, noi in Italia le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che un sieropositivo su 4 non sa di esserlo. Questo è drammatico, perché ovviamente se io non so di essere potenzialmente infetto e quindi poter infettare anche gli altri, ovviamente sono pericoloso. E poi perché ovviamente non accedo alle terapie che servono a tenere sotto controllo la patologia, e quindi arrivo molto spesso in ospedale ad accedere alle terapie quando è ormai troppo tardi, quando i miei linfociti sono così bassi da non riuscire più a mantenere la malattia in uno stato comunque asintomatico. Per cui il test è fondamentale. Fra l'altro il test, questa è una cosa forse poco conosciuta ma molto importante, il test, fra l'altro, abbassando la carica virale, cioè proprio il numero di virus presenti, riduce anche il contagio, per cui una persona sieropositiva è anche meno contagiosa nel momento in cui accede alle terapie. Per cui, ecco, io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo, giungo a conclusione perché non voglio dilungarmi troppo, però penso che da questo punto di vista noi abbiamo una serie di strumenti a nostra disposizione. Uno è la prevenzione, e ne abbiamo appena parlato, l'altro è la terapia farmacologica, ma c'è anche una terza variabile, apparentemente, come dire, non importante, forse sembra anche strana, ma in realtà è fondamentale, è la questione dei diritti. Perché ci sono zone del mondo in cui l'AIDS si diffonde proprio perché, per esempio, le donne sono subordinate all'uomo, quindi molto spesso sono costrette a subire rapporti sessuali senza profilattico. Ci sono zone del mondo in cui lo stupro è ancora un'arma di guerra. Le pratiche di mutilazione genitale senza che i ferri vengano sterilizzati a modo alimentano ancora i contagi. Ma anche, tornando alla nostra civilissima Europa, per esempio, ci sono degli studi che dimostrano come l'omofobia interiorizzata è molto legata a dei comportamenti autolesivi, quindi per esempio a non usare il profilattico, è legato anche per esempio all'abuso di sostanze come l'alcol, eccetera eccetera. Per cui, come dire, l'omofobia interiorizzata è evidentemente anche il riflesso di un'omofobia di Stato, di un'omofobia sociale, per cui se la società è omofoba, necessariamente anche noi, purtroppo molti di noi finiscono per diventare omofobi essi stessi e per odiare loro stessi, per cui, come dire, la questione dei diritti è fondamentale, tanto quanto la questione della prevenzione, tanto quanto la questione delle terapie. Se si riuscisse a, come dire, costruire un mondo veramente a misura d'uomo e di essere umano, probabilmente anche la questione dell'HIV sarebbe più affrontabile in modo diverso. Grazie. A proposito del test, io volevo ricordare, essendo a Cosenza, che si fa in modo assolutamente anonimo, non c'è bisogno di pagare nessun ticket, e si va correggimi se sbaglio,
al reparto di virologia in ospedale, quindi una qualsiasi mattina un prelievo di sangue. Adesso per tenere sotto controllo il fenomeno si compila anche un questionario assolutamente anonimo, però non ha nessun costo. Un'altra cosa, adesso passiamo alla campagna vera e propria, all'aspetto diciamo pubblicitario della campagna. La realizzazione è stata l'opera di Maria Cristina Caruso, che adesso ci spiega un pochino come l'aneddoto di questa campagna. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e vi ringrazio di essere qui presenti, perché parte integrante della nostra campagna è questo incontro, proprio perché noi volevamo instaurare un dialogo diretto per chiarire tutte queste problematiche, per approfondire il discorso e soprattutto per affrontarlo. La nostra campagna infatti si sviluppa su diverse linee e assume dei toni e degli accenti differenti. Perché? Perché noi abbiamo voluto affrontare la problematica a 360 gradi, quindi guardare all'HIV come malattia, come rischio, guardare al malato come appunto individuo discriminato perché affetto, non si sa bene spiegare la volontà degli individui di ignorare questa problematica, perché spesso e volentieri si tende a preferire dire no, vabbè, è una cosa che si vede negli spot, nei film, è troppo lontana da me, non la prendo in considerazione, eccetera, per tutte le motivazioni che Iman ha eccellentemente spiegato. E la nostra campagna si compone di una parte video che appunto è indirizzata non solo alla prevenzione ma proprio al rapporto con il malato. Infatti abbiamo voluto sottolineare il concetto di distanza, inteso in termini di rapporto, che può essere sia il rapporto sessuale che il rapporto con il malato. Questo perché? Perché sì, ci si può ammalare, quindi bisogna prevenire, bisogna proteggersi, ma questo non significa allontanare e marginare coloro i quali sono malati. Quindi abbiamo cercato di giocare sul concetto di sezione aurea, di distanza e di scelta, proprio per far capire come esistano dei parametri di giudizio che bisogna valutare e prendere in considerazione nel momento in cui si ha a che fare con questa malattia e con chi è affetto da questa malattia. Quindi nella nostra campagna video abbiamo cercato di esplicare al meglio quello che significa scegliere. Scegliere appunto di proteggersi, scegliere di affrontare la questione, essere consapevoli. E essere consapevoli significa anche scegliere la giusta distanza da tenere nei confronti di chi è malato, quindi senza emarginare, senza discriminare. Per quanto riguarda invece la campagna su cartaceo, quindi le locandine che potete vedere sul nostro pannello, abbiamo scelto una linea, un tono più soft, più leggero. E abbiamo esplicato i mezzi di concetto di prevenzione in 5 fotografie. Perché? Perché innanzitutto noi abbiamo cercato di lanciare l'importante messaggio che l'HIV non riguarda soltanto gli omosessuali, è qualcosa che riguarda tutti gli indirizzi sessuali, gli orientamenti sessuali, tutte le scelte della propria condotta. Quindi non bisogna pensare che soltanto gli omosessuali e gli uomini soprattutto devono prendere in considerazione questa problematica, riguarda chiunque, uomini, donne, transessuali, eterosessuali, omosessuali, non importa. E, inoltre volevamo sottolineare il fatto che pretendere di attribuire questa malattia soltanto agli omosessuali è discriminazione, anche questa omofobia, quindi abbiamo cercato di smontare quest'idea. In più appunto la linea più scherzosa che abbiamo utilizzato per i nostri ritratti ci è sembrata più consona per poter trasmettere l'idea che sì, è un problema che esiste, è qualcosa di molto pericoloso che deve essere assolutamente preso in considerazione, ma non è un mostro tale da doverlo ignorare, cioè, perché spesso e volentieri si teme proprio l'idea di affrontare questo argomento, di parlare di HIV. Quindi abbiamo cercato di sottolineare il fatto che sì, bisogna proteggersi, bisogna prendere in considerazione questa malattia, ma non bisogna temerla al punto tale da volerla ignorare, da preferire pensare che è una cosa che non esiste, che fa paura e che quindi va taciuta.
Quindi diciamo che la nostra campagna ha cercato di toccare diversi punti dolenti dell'argomento HIV. Inoltre abbiamo cercato di rendere il più possibile semplice capire quello che volevamo dire, vale a dire con un minimo di accortezza, un minimo di attenzione, di consapevolezza si può tranquillamente evitare qualsiasi tipo di contagio e anche qualsiasi tipo di discriminazione, perché se una persona è ammalata la si può amare comunque, la si può amare anche sessualmente, basta semplicemente proteggersi. È molto complicato riuscire ad affrontare questo argomento in poco tempo, però abbiamo cercato di farlo al meglio con le immagini, con il video appunto e con il cartaceo, cercando di affrontare quindi al meglio queste che sono questi dettagli che spesso e volentieri vengono ignorati, cioè il malato, il perché spesso e volentieri si guardano le campagne in TV, si sa che il problema c'è ma non lo si vuole affrontare personalmente, perché spesso e volentieri viene attribuito soltanto agli uomini, agli omosessuali, perché non lo si voglia accettare come un problema reale. E quindi abbiamo appunto, con l'aiuto di tutti, perché io sono la portavoce di questa campagna ma a livello del grafico, ma in realtà dietro c'è il lavoro di tantissime persone che ringrazio, abbiamo operato un lavoro concettuale piuttosto approfondito e ben sviluppato, speriamo, perché non volevamo fare giusto una campagna perché si doveva il primo di dicembre, no, perché vogliamo riuscire a veicolare questi concetti importanti, perché vogliamo appunto riuscire a dare il nostro contributo, così che si possa sempre di più conoscere la malattia, prevenirla, affrontare meglio il rapporto con il malato, abolire tutti quei tabù che riguardano la malattia, i malati, gli omosessuali, ma anche gli eterosessuali. E poi volevamo fare in modo che questo incontro, questa campagna, fossero un punto di incontro tra tutti, a prescindere dall'orientamento sessuale, a prescindere dall'età, a prescindere da tutto, in modo tale che tutti sappiano, tutti possano diventare molto più consapevoli e responsabili. Che dire, il video non so se si vede molto bene. Lo vedo per spegnerlo. Vogliamo spiegare il video che stanno spegnendo, okay. Così riparto all'inizio, sì. Vabbè, ora riparto da solo, fa la mano a me. Sì. La prima parte del video si rivolge principalmente al malato. Qui vediamo come il mondo rappresentato dai ragazzi che sono appena andati via ignorando il malato preferiscano allontanarsi, ignorare e discriminare, creando appunto una situazione di degrado anche per il malato stesso, che non solo si trova ad essere nella condizione di malato ma anche di discriminato. E abbiamo visto come con un piccolo gesto, che può essere qualsiasi tipo di rapporto, si possa rendere più vivibile la condizione del malato e che il malato non è peste pura che infetta chiunque gli si avvicini. Abbiamo giocato sul concetto di sezione aurea proprio perché volevamo far capire quanto sia importante la scelta e la possibilità di scegliere. Sezione aurea, appunto, distanza stabilita in natura, inviolabile, che sottolinea appunto quanto sia invece diversa la nostra distanza umana, cioè una distanza che si può accorciare, una distanza che si può annullare, nonostante l'utilizzo dei metodi di contraccezione, perché la distanza reale, la distanza emotiva, è la distanza che discrimina, è la distanza che condanna. Ed è per questo che scegliere è fondamentale, e anche l'assenza di distanza, qualora ci sia ignoranza, è la distanza che uccide, è la distanza che condanna la malattia.
E noi abbiamo cercato di far capire appunto che bisogna scegliere consapevolmente a che distanza porsi. Appunto senza discriminare e senza ignorare il problema. Nelle ultime frasi è spiegato al meglio quello che volevamo trasmettere, ovvero i pochi millimetri di un preservativo possono salvare la vita e l'assenza di distanza emotiva può rendere la vita migliore ad un malato di AIDS. Qui abbiamo dei piccoli sketch che appunto esplicano come si può affrontare la situazione insieme. Come si può far sì che la vita di un malato non sia una morte in vita, ma sia una degna vita da vivere nonostante la malattia? E come un piccolo gesto, quale un abbraccio, un piccolo incoraggiamento possa rendere le cose migliori e che non si corre alcun rischio. Allora, spero che siamo riusciti nell'intento di trasmettere a ciascuno di voi non soltanto un messaggio che della prevenzione in occasione di questa giornata mondiale, ma anche un messaggio umano che accorci altri tipi di distanze che vanno al di fuori della prevenzione dell'AIDS. Siamo purtroppo in un momento storico in cui l'individualismo si scopre tutti i rapporti umani che potrebbero nascere, però in questa città io vedo anche tramite i social network, che sono questo nuovo mezzo di aggregazione sociale, che può nascere una rete. E quindi con questa campagna noi volevamo anche creare un punto di congiunzione fra un'associazione e il mondo cittadino, semplicemente fra le persone, senza nessun particolare orpello o tesserino che possa connotarci. Non so se Ivan o Maria Cristina vuole aggiungere qualcosa. Io voglio fare solo una rettifica prima, perché in realtà il test non solo è gratuito, è anonimo e non si deve compilare nessun questionario. Ah vabbè, lo ricordavo, una cosa diversa. Se no, cioè, bene incoraggiato. E poi la seconda cosa invece che voglio dire è fare un ringraziamento particolare alle ragazze del CSV, che stasera sono anche qua, una di loro è qua. Uno, perché in realtà questa campagna noi la siamo riusciti a realizzare proprio grazie al CSV, che è questa associazione di associazioni che mette in rete tutte le associazioni di volontariato, la maggior parte delle associazioni di volontariato, e che le aiuta proprio nel portare avanti la loro attività, per cui per noi è stato fondamentale e quindi li ringraziamo. Fra l'altro le locandine dovrebbero anche trovarsi da domani in farmacia, perché grazie a Federpharma noi siamo riusciti a farli smistare nelle farmacie dell'area urbana, e fra l'altro anche, come dire, in maniera positiva per quest'anno, perché solitamente Arcigay Nazionale fa anche delle campagne in tal senso. Quest'anno purtroppo il Nazionale non è riuscito a farle, e quindi noi abbiamo anche sopperito a questa mancanza del Nazionale. Tutto qua. Vabbè, ringraziamo anche i testimonial, quindi Carla, Stefano, Pietro, Federica e Deborah. Poi abbiamo Lavinia, Silvio, Teresa, Manuel e via discorrendo. Ringraziamo anche Salvatore, che non c'è, che è uno degli ideatori del video. Teresa, ma c'è dietro un lavoro di un sacco di persone, che ringrazio tutte. Federica. Ringrazio tutti davvero di cuore, perché a parte che è stata un'esperienza bellissima, e poi penso che siamo riusciti nel nostro piccolo
a fare qualcosa di importante, e speriamo di riuscire a produrre anche oltre, sempre di più, per far capire che la parola AIDS è una parola terribile, ma non deve spaventare al punto da paralizzare e far decidere no, io non sono consapevole, non voglio prendermi alcuna responsabilità, preferisco ignorare il tutto. No, è una brutta parola, è una brutta cosa, ma proteggersi, affrontare la cosa è molto più semplice di quel che si crede. Vi ringrazio. Domande, interventi? Va bene, ok. Vi auguro una buona passeggiata fra i libri della Ubic. Vi ringraziamo.